Catechesi 145, Vangelo, Marco 4, 1, 20. Il seminatore uscì a seminare. Uscì il seminatore a seminare, racconta il Signore nel Vangelo. Il campo, la strada, le spine e il luogo sassoso ricevono la semente. Il seminatore semina a volo e la semente cade dappertutto. Gesù con questa parabola ha voluto dichiarare che egli sparge la sua grazia su tutti con molta generosità. Come il contadino non distingue la terra che calpesta, ma getta la semente con naturalezza e ovunque, così il Signore non fa distinzione tra il povero e il ricco, il saggio e l'ignorante, il tiepido e l'uomo pieno di fervore, il coraggioso e il vile. Dio semina in tutti e dà a ogni uomo gli aiuti necessari alla sua salvezza. Nella fabbrica, in ufficio, in farmacia, nella riunione di consiglio, in officina, in una bottega, in ospedale, nei campi, in un teatro, ovunque ci troviamo possiamo far conoscere il messaggio del Signore. È Lui stesso che sparge la semente nelle anime e che a tempo debito la farà crescere. Noi siamo dei semplici braccianti poiché è Dio che semina. Siamo Suoi collaboratori e il campo è Suo. Gesù per mezzo dei cristiani continua la sua semina divina. Cristo stringe il frumento nelle sue mani piegate, lo imbeve del suo sangue, lo pulisce, lo purifica e lo getta nel solco del mondo, con generosità infinita. Se l'uomo rifiuta questi doni non potrà recriminare, chi invece raccoglie queste grazie diventa una persona nuova, buona e onesta. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Marco 1 e 14, 20. Convertitevi e credete al Vangelo. In un altro passo Gesù viene indicato dal Battista come l'agnello di Dio e mentre il Signore si allontanava da quel luogo, alcuni discepoli del precursore lo seguirono. Gesù si accorse di loro, si fermò e disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbi, che significa maestro, dove abiti?» Giovanni 11:38. Gesù disse loro: «Venite e vedrete». Andarono e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. In questo brano abbiamo letto la risposta di Gesù a quanti volevano conoscerlo. Essi erano convinti, per la rassicurazione del Battista, che si trattava del Figlio di Dio. Erano due discepoli rimasti anonimi, Gesù non aveva un disegno mirato su essi, ma certamente desiderava renderli suoi seguaci e trasmettere la sua dottrina. Diverso è l'atteggiamento di Gesù quando incontra uomini che intende trasformare in apostoli, e lo vediamo nel Vangelo di oggi. Dopo l'arresto del Battista, Gesù iniziò la sua predicazione e cominciò a formarsi il gruppo dei dodici che doveva condividere un'esperienza unica e sconvolgente. Le prime parole che annunciò il Signore mentre proclamava il Vangelo furono queste: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Un Vangelo ancora sconosciuto a tutti e Gesù percorreva i villaggi e le città per spiegare la nuova dottrina, chiamava i prescelti per seguirlo da vicino, oltre molti discepoli che potevano rimanere nelle loro case. Il Vangelo oggi riporta due parole che non corrispondono alla Bibbia del 1974, la nuova traduzione che viene utilizzata oggi causa amarezza perché alcuni termini non rendono bene il significato delle parole e dei fatti avvenuti. La nuova traduzione della Bibbia cambia «seguitemi con venite» e «seguirono con andarono dietro». Come vediamo il verbo che viene eliminato è «seguire». Perché questa cavillosa sostituzione? Analizziamo il dato. Il testo di oggi afferma: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». «Venite dietro a me» significa andare dietro a qualcuno, procedere dopo di lui. Più che la semplice successione, indica il fatto intenzionale e cosciente di tenersi dietro a chi procede, per farsi guidare sulla strada da lui, per non perderlo di vista, o per altri motivi. Il verbo venire esprime un concetto di avvicinamento materiale, qui invece parliamo della parola di Dio. La traduzione del 1974 riportava la parola «seguitemi», perché Gesù non si riferiva solo ad una vicinanza fisica come tra il Maestro e i discepoli che stanno insieme, né di movimento o spostamento da un luogo ad un altro. «Seguitemi» intende una corrispondenza dottrinale, cioè, fate come faccio io, vivete la mia parola, ascoltate i miei insegnamenti e diffondeteli. «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». La seconda storpiatura si trova alla fine del brano. E andarono dietro a lui. La traduzione che interpreta meglio questi passi invece riportava: ed essi lo seguirono. Andare dietro non implica di per sé l'accettazione della dottrina del Signore, per esempio Giuda Iscariota andò dietro Gesù ma non accettò il Vangelo, quindi non fu uno di quelli che seguirono Gesù.
e andarono dietro a lui, può avere un riferimento più o meno diretto al luogo dove si trova o si colloca idealmente la persona che parla, senza accettare la sua dottrina, oppure accettarne una parte come fece Giuda. Il comando perentorio dato da Gesù ai primi apostoli, seguitemi, non poteva essere improvvisato, essi avevano sentito parlare di lui, conoscevano i suoi discorsi e Giovanni aveva avuto conferma dal Battista. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. A tutti loro Gesù disse: seguitemi e non venite dietro a me, perché il verbo seguire comporta la partecipazione personale ad una dottrina, una idea, una direttrice che insegna qualcuno. In questo caso si tratta di Gesù. Seguire comporta l'uniformarsi alle idee e al comportamento del Signore, significa attenersi ai suoi insegnamenti, procedere in piena sintonia con il Maestro. Giuda non lo fece e si impiccò, trovando nell'inferno la sua destinazione. Seguire comporta anche continuare e proseguire le opere di Gesù, non si tratta solo di andare dietro a Lui e poi fare scelte opposte. Nella traduzione del 1974 è molto bello il termine utilizzato da Gesù. Seguitemi è la risposta dei quattro che lasciarono le reti e le famiglie, e lo seguirono. Gesù ha dato il vero inizio alla sua missione con la presenza dei primi quattro apostoli, fu la svolta della storia dell'uomo e che riguarda ciascuno di noi. Quando Gesù incontra anime buone e desiderose di seguirlo seriamente e senza dubbi, utilizza questa parola: seguitemi. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Marco 1:29-39. Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie. Il Vangelo di oggi fa una netta distinzione tra la malattia e la possessione diabolica, un dato molto importante se si considera che in moltissime facoltà di teologia viene insegnata la nuova dottrina della non esistenza del diavolo e di conseguenza viene negato anche l'inferno, perché uno è legato all'altro. La nuova teoria dei modernisti insegna che le possessioni compiute da Gesù e quindi riportate nel Vangelo, sono in realtà guarigioni da malattie psichiche, una giustificazione meschina perché molti teologi negano pure o minimizzano i miracoli compiuti da Gesù. Il testo di oggi è molto chiaro e toglie qualsiasi alibi a quei progressisti che si sono allontanati da Dio e cercano di quietare la coscienza ripetendo contraddizioni infantili. Immagino l'imbarazzo dei presenti quando ascoltano la proclamazione di questo Vangelo e poi sentono pure che Gesù non ha compiuto esorcismi, che non sono possessioni quelle indicate nel Vangelo. Rileggiamo cosa insegna il Vangelo. Gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. È netta ed evidente la distinzione tra i malati e i posseduti, tra i malati e l'opera di molti demoni. I motivi che spingono un teologo a negare le possessioni scaturiscono sempre dai peccati personali che nessuno può giudicare, ma che arrecano grande danno spirituale nei credenti con scarsa conoscenza biblica. È una benedizione ascoltare gli insegnamenti dei teologi fedeli alla Chiesa e dei sacerdoti pieni di devozione. La loro fede ancora forte conduce molti credenti verso la salvezza eterna e trasmette la verità biblica come la insegnava Gesù. La Chiesa ha bisogno di molti consacrati con una profonda spiritualità. Preghiamo per questo, preghiamo ogni giorno per i bisogni dell'unica Chiesa voluta da Gesù Cristo. Il cambiamento di un teologo o di un sacerdote modernista è possibile e dobbiamo credere che con il Santo Rosario può avvenire questo cambiamento. Non giova nulla giudicare, ma si mostra una grande fede e una grande carità quando si prega per quelli che sbagliano e negano le verità del Vangelo. Il Vangelo oggi ci dice che Gesù si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Gesù era sempre in comunione con il Padre, ma trascorreva molte ore di silenzio in un intimo colloquio d'amore, durante il quale intercedeva per tutti. Ognuno di noi ha assoluta necessità di rimanere in silenzio nella giornata per pregare con devozione ed ascoltare la voce di Dio. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Marco 3:20-21. I suoi dicevano: è fuori di sé. Non è facile ai mondani capire cosa muove un uomo di Dio. Molto spesso le sue opere che vanno controcorrente vengono considerate inopportune e avventate. Ma bisogna capire chi giudica quelle opere buone, se è una persona timorata di Dio oppure una persona priva di scrupoli e disonesta. La persona che prega raggiunge uno stato spirituale superiore alle miserie umane, quindi, non avverte più il pungolo di diffamare senza conoscere la verità, non si diletta più nell'arte della maliziosità. Dalle parole che vengono dette si capisce la vera identità della persona.
I veri seguaci di Gesù sono spesso incompresi e perseguitati quasi per legge naturale, per quanto portano dentro, per lo spirito che li guida e li muove. La presenza di Dio viene avvertita dai diavoli immediatamente, anche i cattivi si sentono mossi ad agire malamente contro i buoni. Però, in questa azione malvagia, succede che i cattivi diventano sempre più cattivi, con il rischio della dannazione eterna, mentre i buoni diventano sempre più buoni, anche se devono accettare con pazienza le tribolazioni e le angherie dei figli di Satana. Con questo non dico che bisogna osservare sempre il silenzio, al contrario, i buoni diventano anche più forti nel sopportare e nel saper replicare con saggezza alle cattiverie di quanti non hanno Dio per padre. E qui si aprono diverse questioni che non posso esaurire in poche righe e che sicuramente approfondirò nella nostra associazione, quando faremo gli incontri. Parto da una domanda. Il figlio deve obbedire quando un genitore gli chiede di compiere un'azione che in quel momento non è opportuna o non è cosa buona? Il comandamento dice: onora il padre e la madre. Sì, bisogna sempre onorarli, ma non è lecito obbedire quando la richiesta è contraria alla volontà di Dio. Riguardo la vita religiosa, il concetto è più delicato e va analizzato alla luce della fede. Già San Tommaso d'Aquino, il massimo teologo della storia della Chiesa, aveva spiegato che l'obbedienza è buona quando si perseguono cose buone. Prima ancora era stato San Francesco d'Assisi a scrivere nella Regola Bollata capitolo 10. I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li corregano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro la loro anima e la nostra regola. Non dimentichiamo che Padre Pio nel 1916, quando si trovava a Pietrelcina ammalato, si rifiutò molte volte di rientrare in convento, tanto che il provinciale gli scriveva ripetutamente che lo avrebbe cacciato dall'ordine. Padre Pio rispondeva che doveva obbedire a Gesù, per questo doveva rimanere a casa dei suoi a Pietrelcina. Sono alcuni esempi per capire il principio della vera obbedienza e che non va orientata secondo le interpretazioni o le convenienze. Ho citato i tre santi per parlare di quei parroci che hanno la sfortuna di avere un vescovo modernista, uno che manipola il Vangelo, disprezza il catechismo e in molti casi vive nell'immoralità, sprofondato nei vizi, senza più la luce dello Spirito Santo. Un vescovo che in questo caso è in cammino verso la dannazione eterna. Il parroco riceve spesso ordini molto strani, come quello di cambiare parrocchia senza una vera motivazione e necessità, oppure ordini che riguardano altri punti del suo ministero. Chiediamoci cosa avverte interiormente un parroco che subisce ingiustizie dal suo vescovo sprofondato nella depravazione. Il parroco è sempre un uomo e si aspetta un comportamento giusto dal suo vescovo, e se ha dei doveri, è vero anche che ha il diritto di ricevere aiuti. Spesso succede che un vescovo caduto nella depravazione accontenti solo coloro che fanno parte della sua cerchia di amicizie o i suoi complici, lasciando tutti gli altri parroci nello sconforto e nel bisogno. La drammaticità del momento che viviamo vede molti casi simili in tutto il mondo. Da un lato numerosissimi vescovi non pensano più alle cose di Dio, e pensano solo ad abbattere e distruggere i comandamenti e il catechismo, dall'altro ci sono parroci che non hanno la forza di sopportare le ingiustizie, cadono nell'abbattimento, e vivono nello sconforto. La responsabilità principale è dei vescovi smarriti nei vizi abominevoli, anche i parroci sbagliano se non reagiscono con fede contro certe eresie che stanno portando la Chiesa cattolica nell'abisso, sappiamo però che le porte degli inferi non prevarranno. Questi parroci che hanno gravi problemi con i loro vescovi devono accettare questa pesante croce, perché è proprio per mezzo della croce si ottengono molte grazie. È impegnativo questo sforzo, ma è la stessa strada percorsa da Gesù quando si trovò contro tutti quelli del Tempio. Il Signore rimase libero di agire, i parroci devono sentirsi liberi. E dove agiscono vescovi buoni, equilibrati e responsabili, i parroci ringraziano Dio e l'azione pastorale è molto efficace, a beneficio di milioni di persone. Preghiamo molto ogni giorno per la Chiesa e tutti i suoi ministri. Buona preghiera a tutti. Vangelo. Marco 1:40-45, la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Il giorno prima della solennità del battesimo del Signore, sabato 11 gennaio scorso, abbiamo incontrato lo stesso brano dal Vangelo di San Luca, eravamo ancora nel periodo di Natale e si trattava di un periodo liturgico diverso. Ho già commentato pochi giorni fa questi versetti, oggi però troviamo un'aggiunta in San Marco che in verità si trovano anche in San Luca, ma che non era stata inserita.
Il lebbroso completamente guarito e puro come mai lo era stato, oltre a recarsi dal sacerdote per mostrare la sua guarigione, come prescriveva la legge, cominciò ad annunciare e a gridare ai quattro venti il miracolo che aveva ricevuto da Gesù. Una forma agitata di apostolato, si direbbe, ma Gesù gli aveva detto di non parlarne. Guarda di non dire niente a nessuno. Ovviamente non lo aveva messo alla prova, non c'era alcuna ragione, il motivo è da ricercare nella volontà di Gesù. Tutto qui. Non bisogna porsi domande quando Dio decide qualcosa. L'uomo di oggi è ancora debole, vuole conoscere il come e il perché di ogni cosa, quasi per approvare o per criticare Dio, ma è lontano da Dio. La riflessione, quindi lo studio del dato biblico, ci può aiutare a comprendere meglio o a capire con l'aiuto dello Spirito Santo, la volontà di Gesù in una determinata situazione, senza violentare il testo o rifiutare quanto descrive il Vangelo. Non siamo noi a determinare una spiegazione, essa arriva da Dio se preghiamo e siamo puri, in caso contrario non si comprende nulla delle scritture e si fa solo una grande confusione e i diavoli ci sguazzano. Il silenzio richiesto da Gesù al lebbroso miracolato lo comprendiamo tutti. Il Signore voleva rimanere appartato per non suscitare invidie. Non era ancora il momento di predicare davanti a scribi e farisei, momento che doveva stabilire lui e non i suoi nemici. Per questo intimò l'uomo guarito di non dire niente a nessuno. Quello però era troppo eufarico e non ascoltò. Il guaio dei cristiani di oggi è il mancato ascolto della parola di Dio. È solo un ascolto sensibile e non del cuore. Si ascolta, ma non si mette in pratica. Ho già scritto che il problema è la mancata conoscenza interiore. Molti non sono in grado di capire se si trovano nel cammino di fede oppure no, non hanno gli elementi per capire se la loro preghiera viene fatta con il cuore o è solo una recita meccanica. Da questa situazione impreparata si può certamente uscire ed iniziare uno straordinario cammino di fede, ma occorre l'aiuto di un padre spirituale. Può essere il proprio sacerdote o un altro padre spirituale vicino a casa vostra. Chi si conosce poco, è troppo sicuro di ogni sua azione ed è convinto di non sbagliare mai, perché vede la realtà con il suo metro di valutazione. Esiste solo il suo parametro. È un danno notevole alla stessa esistenza la scarsa conoscenza di sé, anche perché non si comprende nulla della spiritualità più elevata e tutto sembra sbagliato o assurdo. Succede anche in famiglia quando uno è avanti nel cammino e ha una visione spirituale più elevata ed esprime concetti che gli altri non riescono a capire per la scarsa spiritualità. Molti mi scrivono e affermano di non essere compresi in famiglia, ma in realtà quelli che non comprendono sono i familiari che pregano male o non pregano. Non hanno lo spirito di Dio, sono ancora assoggettati alla vecchia mentalità umana. Non possono capire le cose di Dio. Il lebbroso guarito non comprendeva la volontà di Gesù perché era ancora troppo umano. Agiva senza la pratica delle virtù. Questo atteggiamento del cristiano che ha difficoltà nel cammino spirituale non mi sorprende, nessuno deve presumere di avere capito tutto o di non avere bisogno dell'aiuto di un sacerdote. Meritano maggiore aiuto i più deboli, ed è ammirevole il comportamento di quanti riconoscono le loro difficoltà e chiedono consigli per vincere i vizi e le cattive inclinazioni. Mentre chi presume di fare tutto bene, cade spesso e non riesce a rialzarsi. Oggi c'è un attacco spietato dei diavoli nel mondo, si moltiplicano le sette sataniche, sono incalcolabili in Italia quelli che praticano la magia occulta e leggono istruzioni per preparare fatture e così rovinare quanti odiano. Per questo il cristiano deve proteggersi con la preghiera, le corone del rosario e possibilmente la messa giornaliera. È diventata una pratica abituale regalare oggetti o cibi maleficiati. Ma quanti ordinano i malefici devono stare molto attenti. Pochi sanno che gli operatori dell'occulto chiedono un qualche oggetto personale da quanti ordinano una fattura contro parenti o conoscenti, in modo che l'effetto boomerang o colpi di ritorno di un maleficio operato, tramite l'oggetto, si va a scaricare su chi ha ordinato la fattura non appena la persona colpita dalla fattura va a ricevere benedizioni. Quanti sono scettici dovrebbero osservare dagli esorcisti molti sacchetti pieni di oggetti e vomito da quanti si sono sottoposti agli esorcismi e che renderebbero impossibile la vita a chiunque. Pezzi di vetro, chiodi, piccoli pupazzetti, animaletti eccetera, riparlerò ancora degli effetti devastanti dei malefici contenuti negli oggetti ricevuti in regalo o nei cibi. Si possono trovare in regali insospettabili.
statuine, immagini, penne, orologi, soprammobili, collane, anelli, dolci, condimenti di pasta, olio, eccetera. Non bisogna però allarmarsi inutilmente e prematuramente, la preghiera e l'aspersione dell'acqua benedetta depotenziano le negatività, ma bisogna ricordare che non tutto è maleficiato. Non deve assalire i più deboli la paranoica fissazione dei malefici. Si può ricevere qualche oggetto non buono, non tutto però è negativo. Ci vuole discernimento e serenità. Si comprende se è presente un maleficio dagli effetti negativi e dolorosi quando si utilizza l'oggetto o si mangia qualcosa. Se viene mangiato del cibo, non si può fare nulla se non bere acqua benedetta per molto tempo, mentre nel caso degli oggetti bisogna trovarli e liberarsene quanto prima, ma prima è necessaria la benedizione da parte di un sacerdote. L'oggetto maleficiato diretto a una determinata persona è poi benedetto, perde d'intensità e se invece viene bruciato, perde tutto il suo potere malefico. Se invece dopo averlo fatto benedire lo si regala, non succede nulla alla persona a cui viene regalato. La stessa cosa riguarda il cibo, se ci si accorge che è presente qualcosa di negativo, si chiede la benedizione al sacerdote e si regala ad altri, raccomandando di pregare prima di utilizzarlo. Questo perché il maleficio era diretto a una determinata persona e non ad altre, inoltre con la preghiera perde le negatività e la sua potenza. Conosco persone che hanno avuto sconvolgimenti inaspettati senza riuscire a capire la causa. Inspiegabili difficoltà finanziarie, volontà di separarsi dal coniuge, incidenti strani, rifiuto della preghiera, pensieri ossessivi di commettere azioni assurde, malesseri continui restando a casa per poi migliorare non appena escono fuori, eccetera. Ci sono incalcolabili situazioni inspiegabili cariche di negatività che colpiscono anche le persone buone, non c'è però motivo di abbattersi, si vincono con il Santo Rosario e per chi può, con la Santa Messa giornaliera. La preghiera indebolisce ogni forza negativa, l'uso dell'acqua benedetta e degli oggetti sacri benedetti paralizzano le forze occulte. Buona preghiera a tutti!